insieme al papà, l'onorevole Franco. Ci faceva piacere, sì, gli amici dei partiti che hanno accettato il nostro invito portassero un loro saluto a questa assemblea. Prego, Tommaso. Buonasera, ringrazio gli amici dell'UDC che mi offrono la possibilità di un saluto affettuoso e rispettoso al presidente Nica e a tutti gli amici. Io pensavo qualche giorno fa come le vicende politiche nostre, della nostra città, siano un po' speculari a quelle nazionali. Del resto abbiamo votato nel 2008 politiche amministrative. Ebbene, il governo Berlusconi in questi 3 anni ha fatto precipitare il nostro paese, nel modo particolare il mezzogiorno del nostro paese, in una condizione preoccupante. Parliamo del mezzogiorno perché, come anche ci ha ricordato Tremonti stamattina, dice che il mezzogiorno è il vero problema. È un problema, ma potrebbe anche essere un'opportunità se il governo Berlusconi realmente avesse messo a disposizione del mezzogiorno le risorse di cui poi ogni volta di cui ne ha bisogno ne parla. Il piano per il sud, i 100 miliardi tra fondi ordinari dello Stato e fondi europei, il FAS, fondi ordinari sottoutilizzati, di cui l'85% per legge è destinato alle regioni, sono destinate alle regioni del mezzogiorno, che invece sistematicamente vengono utilizzate per altre cose. Un ammodernamento della Salerno Reggio Calabria, che il governo Prodi stanziò 5 miliardi di euro, e ancora lì, forse si parla del 2013, del 2014, si parla dell'alta velocità Napoli-Bari, nessuno annuncio, non c'è l'ammodernamento della 76, il sistema aeroportuale inadeguato rispetto ad una domanda crescente e rispetto anche, come dire, alla competitività di altri porti che si affacciano sul Mediterraneo. La Sicilia, un sistema ferroviario in cui il 50% della rete ferroviaria non è elettrificata e si fa l'annuncio del ponte sullo stretto. Insomma, voglio dire, una condizione economica, poi leggiamo stamattina che il debito pubblico aumenta, che c'è una contrazione del gettito fiscale dell'1%, e questa situazione così preoccupante e preoccupante si aggiunge anche a una questione morale. Che necessità c'è di dire se Rubi non si sapeva che era minorenne, quando poi si dice che poi tutto sommato erano delle scelte? Ce ne possono partecipare anche i bambini. Insomma, questo stato di cose, se noi guardiamo attentamente la nostra città, riflette esattamente la condizione della nostra città. Poi magari nel corso di questa campagna elettorale avremo modo di affrontare in modo anche più specifico le questioni, in modo particolare anche quello del lavoro, la cui protesta rappresentata da un gruppo di disoccupati in nome dei migliaia e migliaia di disoccupati che ci sono nella nostra città, ebbene io sarei curioso di capire dove c'è stata questa interlocuzione positiva con il sindaco Ferrara, perché se ci convince noi possiamo partire da quella interlocuzione. Ma in ogni caso si pone un problema di capire come questa città, in questa città potrebbe essere possibile alimentare di nuovo una speranza. E per fare questo c'è la necessità di comprendere il passato. Ieri nell'esegesi, nel monologo di Benigni, c'è stato anche un passaggio: comprendere, capire il passato per comprendere anche meglio il futuro. Bene, amici dell'UDC, dell'MPA, insomma, amici con i quali noi intendiamo realizzare questo nuovo polo, io non ho detto il primo polo, io ho parlato di una nuova politica. Poi se ci sono le condizioni, se realizzeremo
il polo di una nazione, poi vedremo se sarà il primo polo, ma è tutto un discorso che richiede un percorso che mi auguro che sia un percorso privo di ostacoli, ma se vogliamo rendere cosa giusta alla nostra città, è bene capire il passato, condividerne un'analisi del perché la nostra città è precipitata nella condizione in cui si trova, perché solo se si parte da questo poi è possibile capire come noi possiamo stare insieme per organizzare ed attrezzare una nuova proposta politica che sia credibile, perché la gente è stanca, soprattutto poi quando sentono parlare sempre gli stessi a cominciare da prima. E allora bisogna capire le cause e capire se siamo in grado di dare un segnale di cambiamento. E allora in politica ci sono le regole non scritte, ci sono le procedure, che talvolta di fronte ad una difficoltà ciascuno utilizza come dire, in un modo anche discrezionale, arbitrario. Il Comune di Napoli si sceglie il candidato sindaco da parte del PD e del centro-sinistra, si fanno le primarie. Che poi non si annulla, io personalmente non sono mai stato convinto della bontà di questo istituto a condizione che esso venga normato e regolamentato. Non è possibile affidarle nel modo come avviene, perché nella quasi totalità dei casi serve solo per certificare la vittoria del candidato. Ma in ogni caso, negare un momento di partecipazione democratica è un elemento che accresce confusione delle due mani. O si diceva che è stata una partecipazione trasparente e corretta e si dava la vittoria più solida, o si diceva che c'erano degli incontri dove la si dava a Roma. Si va alla ricerca adesso di un nuovo Papa al quale affidare il compito di creare le condizioni per realizzare una noi che cosa potremmo fare? Io vi anticipo quello che proporrò agli amici dell'ARI nei prossimi giorni, quello che può essere una nostra idea al tavolo dell'ARI. Io penso che anche qui, giusto perché il tempo che abbiamo davanti non è poco ma non è neanche molto, possa essere anche utilizzato in un modo più proficuo. Fino ad oggi abbiamo assistito solo attraverso la lettura dei giornali, i giornalini, i quotidiani, il nuovo sindaco di turno. Io non sono dell'idea che quando esce il nome di un sindaco quel sindaco sia cosiddetto bruciato, perché se questo dovesse essere così, beh, chi naturalmente vorrebbe determinare una condizione ancora più di confusione, ogni giorno si allenerebbe a trovarne uno, per cui poiché mancano 50-60 giorni di presentazione delle liste, dovremmo andare magari a un altro comune, stavo dicendo al Muschio magari, per trovarne uno all'altezza. Allora io dico, perché noi non incarichiamo una persona che dovrebbe svolgere un lavoro di verifica delle condizioni per realizzare una coalizione, partendo dai partiti che vogliono costruire il nuovo polo della nazione, questa che sembra evidente. Vedete, da questo punto di vista noi riteniamo che il credito politico che l'UDC rivendica, perché noi riconosciamo che l'UDC è stata decisiva per lo scioglimento del Consiglio Comunale, decisiva non sul piano numerico, perché sul piano numerico sono stati decisivi tutti i consiglieri, perché sono state depositate 16 firme, ma l'UDC è stata decisiva sul piano politico, perché ha condiviso per 3 anni questa azione di governo e, anche se con ritardo dico io, ha preso atto che le condizioni per andare avanti non c'erano. Per cui io considero l'UDC titolata a chiedere questo credito politico. Noi non ci mancherebbe
il nostro spirito è propositivo, perché una buona proposta, seria, credibile, che segni anche una discontinuità rispetto al passato, potrebbe impedire una forma di disgregazione che già sta avvenendo nella nostra città. Le specifiche candidate a sindaco di qua, stiamo assistendo ad un piccolo impazzimento. Ho l'impressione che più giorni passano e l'impazzimento aumenta. E allora, per frenare questa situazione che non aiuterebbe nessuno, c'è bisogno, vuol dire, di mettere in campo una nuova politica. Ed è quello che noi auspichiamo, ed è quello per cui noi lavoreremo, nella speranza di poter realizzare qui il nuovo polo, un nuovo polo, una nuova politica, un partito della nazione, perché possa essere un punto di riferimento anche per le altre forze politiche che oggi sembrerebbero molto limitate su se stesse. Non capisco questa posizione. Noi vogliamo applicare lo schema nazionale, è vero, lo schema nazionale è di una forte internazione con il partito della nazione, in modo particolare che è l'UDC, però a caso non vogliono parlare con la nazione. Si può anche decidere di non seguire lo schema nazionale, perché è auspicabile che quello che accade a Roma possa accadere nelle nostre realtà, in modo particolare in questa città. Quindi, voglio dire, il compito che abbiamo noi, che è un compito difficile, impegnativo, ma che è anche ambizioso, quello di costruire le condizioni per un nuovo polo, magari affidando questo incarico esplorativo, perché ci nutre l'ambizione di essere più, Presidente, di candidarsi a sindaco di una città. E devo dire che molti forse lo fanno anche per un senso di incoscienza, perché a me non è un offerto buono, insomma, no, perché è un problema, insomma, ma in ogni caso ci nutre queste ambizioni, deve sapere che deve anche rischiare. Si sta all'incarico, si lavora, si vede, si ascoltano i partiti. Noi ascolteremo la persona incaricata, collegialmente ci vedremo tutti quanti. Se riusciamo alla fine, vuol dire, a convergere su un'ipotesi che riteniamo seria, credibile, di qualità della politica, ebbene, io penso che non possiamo non essere interlocutori delle altre forze politiche, perché si possa evitare quella frammentazione, quella discriminazione politica che non farebbe altro che alimentare la confusione e allontanare sempre di più i cittadini dalla politica. Noi abbiamo un compito opposto, quello di recuperare i cittadini, ma per fare questo ci vuole credibilità. Grazie.